Carissimi web spettatori, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sono Salvo Mandarà in diretta da Abbiategrasso, con l'appuntamento ormai diventato abituale, mattutino, anche se qualche volta capita che arriva di pomeriggio, intitolato Mi scappa la diretta. Oggi sono particolarmente contento di fare questa puntata di Mi scappa la diretta. Perché, come sempre, io prendo ispirazione per decidere l'argomento da trattare dai media tradizionali, insomma, quelli a cui si può accedere facilmente, per esempio facendo colazione al mattino. E nella maggior parte dei casi questa ispirazione porta poi a degli sfoghi da parte mia, perché quasi sempre, quello che vedo in televisione, diciamo che mi fa venire il voltastomaco, quindi più che mi scappa la diretta, a volte mi scappa il vomito, dovrebbe essere il titolo. Invece oggi, carissimi web spettatori, sono veramente felice di citare il mezzo televisivo, perché ogni tanto, viva Dio, per chi ci crede, la televisione fa qualcosa di buono. Succede, non lo so, nella mia esperienza mi ricordo solo due episodi, quello di oggi e un altro di circa un anno fa, in cui ho visto qualcosa che ho detto che bello, allora la televisione a qualcosa serve. Allora andiamo subito al dunque, di cosa sto parlando? Stamattina ho fatto un po' tardi perché purtroppo stanotte sono andato a letto molto tardi perché stavo provando un nuovo mixer che ho ricevuto in prestito. Fra l'altro, ecco, dallo stesso amico che mi ha regalato il precedente, che però è purtroppo molto vecchio, con pochi canali e quindi insomma ci si può fare poco. Invece me ne ha prestato un altro fantastico e allora ieri sono stato un po' di tempo, fino alle 2, a provare questo mixer, visto che stasera avremo una diretta e sono felice del risultato. Ma comunque andiamo al dunque, quindi dicevo, mi sono alzato un po' tardi e quindi anziché guardare il solito Agorà con Vianello o Omnibus sulla 7, mi sono imbattuto con una trasmissione che devo dire purtroppo non riesco a seguire sempre, perché appunto comincia molto tardi, comincia praticamente alle 9:15, 9:30, non so bene l'orario, ma di solito a quell'orario sono già uscito per recarmi al lavoro. Allora, la trasmissione è sempre sotto il logo di Agorà, diciamo che è la seconda parte di Agorà, solo che si intitola Brontolo e la conduce Oliviero Bea. Ecco, io voglio subito cominciare con un elogio pubblico ad Oliviero Bea. Io lo seguo, lo conosco da decenni, non è che ho scoperto Oliviero Bea oggi. E ho sempre apprezzato il modo con cui si pone verso il pubblico, con cui conduce le trasmissioni. Non mi interessa quando si occupa di sport, perché a me il calcio non interessa per niente, diciamo che proprio non me ne potrebbe fregare di meno, e sapete che lui si occupa anche di calcio, ma è una persona eclettica, è veramente una persona che si occupa di tante cose, poliedrica. E quando si occupa di affari che per me sono importanti, come la politica e come quello di cui ha parlato oggi, diventa un idolo per me. Quindi veramente onore al merito, mi inginocchio al cospetto di Oliviero Bea perché oggi ha fatto una trasmissione, anzi sta ancora facendo, è in corso. Io alla fine ho dovuto, mio malgrado, lasciare la casa perché devo recarmi in ufficio, ci arrivo un po' tardi, ma devo arrivarci, insomma. Ma questa è una trasmissione assolutamente da rivedere, quindi suggerisco a tutti di andare sul sito della RAI a guardarsi il Brontolo di oggi, Brontolo con Oliviero Bea. Qual era il tema? Allora, il tema di oggi era praticamente i rapporti internazionali che ci sono fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Io è da anni che dico che noi siamo una colonia americana, ma non è che lo dico solo io, cioè io lo dico, lo ripeto, insomma, come un pappagallo, lo sento dire, mi piace, lo ripeto. Ma oggi, con questa preziosa, stupenda trasmissione di Oliviero Bea, c'è stato veramente un tassello nel mosaico dell'informazione che ha confermato tantissime cose. Appunto, proprio questa cosa, questa affermazione che potrebbe sembrare piuttosto generica, che l'Italia è una colonia degli Stati Uniti d'America. Allora, si è parlato di tante cose, ma principalmente, almeno nel frammento che io ho potuto ascoltare, si è parlato del famoso MUOS, cioè quell'installazione di apparecchiature a radiofrequenza nel campo delle microonde per comunicazioni via satellite, che gli Stati Uniti d'America stanno installando nella loro base, che hanno da tantissimi anni, di Niscemi. E ne hanno parlato in modo non così, tanto per parlarne, la classica chiacchiera da bar, ma con delle interviste di persone competenti, di persone assolutamente autorevoli in questo settore. Quindi hanno fatto parlare
giornalisti molto informati, ma hanno fatto parlare anche, hanno intervistato in studio per esempio Federico Imposimato, che è il presidente onorario della Corte Costituzionale, se non ricordo male il titolo, e se ho sbagliato chiedo scusa. Comunque Federico Imposimato è una personalità conosciuta in Italia, quindi se ho sbagliato il titolo gli chiedo scusa, ma sono in macchina, non ho preso appunti. E poi c'era anche Giulietto Chiesa in trasmissione. E insomma, di cosa si parlava? Si parlava, intanto hanno confermato il fatto che questo benedetto MUAS è stato spostato nei progetti americani da Sigonella a Comiso, perché a Sigonella avrebbe potuto dare fastidio ai voli degli aerei militari della base di Sigonella. E addirittura, visto che le onde a radiofrequenza ad alta potenza e ad alta frequenza emesse con delle parabole, quindi verso l'alto, perché ovviamente devono creare un collegamento con dei satelliti, secondo gli americani avrebbero potuto creare delle gravi interferenze nel traffico aereo militare, tanto a loro interessa solo quello militare, di quello civile chi che cosa gliene frega a loro, e anche perché queste onde elettromagnetiche avrebbero potuto magari eccitare gli armamenti portati a bordo da ieri militare, e quindi magari far partire un missile così, senza volerlo, diciamo, a loro insaputa. E allora hanno deciso di spostare questa installazione del MUOS dalla base di Sigonella a quella di Niscemi. Un'altra motivazione che è stata data da un generale degli Stati Uniti d'America, non dal primo che passava per la strada, è stato che la legge impone, una legge italiana, vieta di costruire delle basi quando delle installazioni superino una certa altezza. Un'altezza, adesso non ricordo, ma comunque un'altezza enorme, insomma, per tutto il sistema di antenne, e vieta queste installazioni nei pressi, all'interno di un raggio delle zone dove ci sono degli aeroporti. E quindi hanno detto, vabbè, allora andiamo a fare il MUOS a Niscemi. Ora, peccato che Niscemi non è un deserto, ecco perché le altre tre basi che ci sono al mondo di questo sistema MUOS, che comunque, come diceva Giulietto Chiesa, è un sistema che serve per offendere, non per difendersi, perché serve per gestire il traffico aereo militare e addirittura permetterebbe proprio il lancio e comunque dei comandi proprio degli armamenti che ieri i militari portano a bordo, quindi è un vero sistema di offesa. Che quindi questo è contro la Costituzione italiana, ma comunque le altre tre basi del MUOS si trovano in zone desertiche, fuori dall'Europa. L'unica base europea, prima avevano pensato di farla a Sigonella, tanto vabbè, in Sicilia, anche se abitata da qualche milione di abitanti, chi se ne frega. Poi, siccome questa cosa dava fastidio al traffico aereo militare di Sigonella, non a quello civile di Fontana Rossa che è a un chilometro, no, anzi non è neanche un chilometro, è a qualche centinaio di metri, ma avrebbe dato fastidio al traffico militare di Sigonella, allora dice, lo facciamo a MUOS, a Niscemi. Peccato che Niscemi è in linea d'aria a un tiro di schioppo da Comiso, dove già c'è un aeroporto civile pronto per partire, l'hanno già inaugurato due volte, ma ovviamente non può partire in funzione per il semplice motivo che i radar dell'aeroporto civile di Comiso sarebbero accecati dalle onde elettromagnetiche che il MUOS emetterà, e quindi è ovvio che l'aeroporto di Comiso non partirà mai. Quindi non è che in questo caso non parte perché magari c'è ancora qualche politico che deve rubarsi dei soldi, come spesso succede, oppure per qualche altra ragione, no, semplicemente non parte perché proprio dal punto di vista tecnico l'aeroporto di Comiso, per il quale sono stati spesi ovviamente dei soldini, non è che l'hanno fatto così con la bacchetta magica, non può partire perché è incompatibile con la presenza del MUOS, che è in fase ormai avanzatissima di installazione. Poi c'è da dire anche che queste onde elettromagnetiche, che sono come quelle di un microonde, non è che danno solo fastidio al traffico aereo dei vari aeroporti, civili o militari che siano, ma dà anche fastidio al corpo umano, no? Tant'è vero che le altre tre basi sono in zone desertiche, ma siccome Niscemi si trova in Sicilia, voglio dire, la Sicilia è una piccolissima regione dove ci sono più o meno 5 milioni di abitanti, però in Italia, nel sud Italia, quindi chi se ne frega se fa male agli esseri umani. D'altronde, altrimenti non si spiegherebbe perché ci sono anche dei poligoni militari in Sardegna, no? Dove la gente muore come mosche, o tante altre installazioni del genere. Quindi in Sicilia, a Niscemi, dove la gente non protesta, dove la gente non sa nulla, si può fare una base del genere. Se non che, è nato invece il movimento No MUOS. C'è stato il sindaco di Niscemi, non quello attuale, quello precedente, che ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica per bloccare i lavori e perché questa installazione è assolutamente incompatibile con le leggi italiane.
Poi proprio oggi il sindaco intervistato diceva che il sequestro per il momento è stato revocato, ma c'è comunque una procedura penale in corso proprio per reati contro l'ambiente, ecco. Insomma, in questa trasmissione di oggi, che ripeto, brontolo, condotta in modo eccezionale, eccellente, da Oliviero Bea su Rai 3, si è parlato di tutto questo. Ripeto, c'è stato Federico Imposimato che fra l'altro ha parlato di come tutte le varie decisioni importanti, strategiche a livello dello Stato italiano sono sempre state prese con il benestare degli Stati Uniti, comprese le stragi naturalmente, no? Lui ha detto che solo recentemente finalmente ha capito una cosa che pensava di aver capito da tempo, e cioè Gladio. Vi ricordate Gladio? Qualcosa che, insomma, se ne parlò un bel po' di anni fa, ai tempi di Cossiga, ecco. Bene, lui finalmente afferma, Imposimato, di aver capito che cos'è Gladio, quali erano le prerogative di questa cosa, e dice che è presente tutte le decisioni, compreso le varie stragi, Piazza Fontana, eccetera, 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 sono state tutte, diciamo, concordate a tavolino con gli Stati Uniti d'America. Vi dico, io, assistendo a questa trasmissione, c'è stato un attimo in cui dicevo, oddio, qua fra poco scoppia qualcosa, e la cosa strana è stata che per un minuto circa non ho più ricevuto il segnale televisivo di tutti i canali Rai. Dicevo, eccolo qua, hanno già sabotato le antenne. Invece no, probabilmente era solo un problema temporaneo dei ripetitori della zona dove abito, perché per fortuna nel giro di meno di un minuto il segnale è stato ripristinato. Però vi dico, carissimi web spettatori, che oggi ho assistito a qualcosa di grandioso, ed è veramente quello che ho visto oggi è un motivo per cui dico, ma vabbè, sono contento di aver pagato il canone anche per il 2012, e mi sa che lo pago anche per il 2013, perché già, se capita anche una volta in un anno di assistere a una trasmissione come questa condotta da Oliviero Bea, allora vale la pena spendere 100 euro di canone televisivo e di tenere quello scatolotto in cucina, anche se poi per lo più rimane spento. Quindi niente, vi invito, veramente vi esorto ad andare a guardarvi sul sito della Rai la registrazione di questa trasmissione, che sicuramente sarà disponibile. Beh, sicuramente, non è detto sicuramente, perché magari l'America, vedendo questa cosa, dice vabbè, ormai qualche decina di migliaia di persone l'ha guardata in diretta, evitiamo che tante altre possano guardarla in differita. Quindi diciamo, speriamo che ci sia la registrazione di questa puntata sul sito della Rai, perché è assolutamente da vedere. Ripeto, brontolo della data odierna, quindi 12 novembre 2012, condotta da Oliviero Bea su Rai 3. Quindi vedrete le testimonianze di Imposimato, di Giulietto Chiesa e degli intervistati, di un generale degli Stati Uniti che spiega perché il MUOS è stato spostato da Sigonella a Niscemi, eccetera, eccetera. Quindi un pensiero va ovviamente a tutti i miei amici del movimento No MUOS, mi onoro di conoscerne alcuni, e di tutta la gente, come anche l'associazione Fare Verde Vittoria, associazione ambientalista, che si è impegnata allo stremo per questa battaglia contro il MUOS. E niente, dico, ragazzi, ce l'avete fatta, almeno finalmente se ne parla in un canale nazionale televisivo, e soprattutto se ne parla bene, cioè non per dire le solite stupidate, per dire ah, guardate questi qui che protestano, ma perché protestano, eccetera, ma hanno parlato di questo discorso del MUOS in modo assolutamente corretto, dando tutti i dettagli che fanno capire perché non si apre l'aeroporto di Comiso, fanno capire perché l'Italia in definitiva è una colonia degli Stati Uniti d'America. Ah, mi sento meglio, mi sono sfogato, quindi niente, adesso prima di lasciarvi vi ricordo solamente i prossimi appuntamenti a cui potrete assistere sulla nostra web TV, sulla TV 5 Stelle. Allora, intanto stasera, oggi, lunedì 12 novembre alle 21.30, ci sarà una puntata speciale che vedrà la mia presenza solo come padrone di casa, perché su richiesta di un ragazzo che si chiama Francesco del Meetup di Bruxelles, e questo canale ospiterà uno speciale con Vittorio Bertola di Torino. Quindi ci sarò io, ci sarà Giancarlo Lopresti, ma saremo come supporto, magari per leggere i vostri commenti. Ma la trasmissione sarà condotta da Francesco Atademi.
Francesco, ti chiedo scusa, hai un cognome difficile per me, per i miei quattro neuroni. E comunque Francesco, dal meetup di Bruxelles, ti chiedo perdono, già ieri ti ho nominato senza dire il cognome, oggi speravo di ricordarlo, invece niente, non riesco. Comunque lo vedrete stasera, ci sarà il titolo sotto il suo faccione, quindi potrete memorizzare bene il cognome di Francesco, a cui chiedo ancora una volta scusa. Quindi mi raccomando, stasera, ore 21:30, sul canale TV 5 Stelle, quindi sul canale YouTube, www.youtube.com/salvomandarà senza accento, tutto attaccato. Poi dopodomani, mercoledì 14, ci sarà invece la puntata, diciamo, normale, istituzionale, quella del mercoledì alle 21:30, in cui si parlerà di pari opportunità e diritti civili con Dejanira Piras, Valentina Botta e Claudia La Rocca. E ho avuto anche conferma ieri sera da Dejanira che insieme a lei da Torino interverrà in studio, diciamo in studio, insomma, da casa di Dejanira, interverrà anche una coppia gay. Ci sarà una coppia di lesbiche che saranno intervistate da Dejanira e saranno in trasmissione. Questo sarà mercoledì, dopodomani. Poi stiamo preparando la prossima puntata per mercoledì prossimo. Speriamo di riuscire a organizzarci per parlare di euro, di economia, euro sì, euro no, ma devo ancora avere le conferme dalle persone invitate. E infine, vi ricordo, lunedì prossimo, quindi lunedì 19, ci sarà la puntata speciale dedicata a Paola Musu, l'avvocato tributarista di Cagliari, che ha avuto l'ardire di denunciare il 2 aprile del 2012 le massime cariche dello Stato per tradimento della Costituzione, eccetera, eccetera. Ma di questo parleremo lunedì prossimo. Bene, adesso è tutto. Vi ricordo ancora una volta, andate sul sito della RAI a guardare, a guardare se non l'avete fatto, o a riguardare, magari può essere utile, se vi siete persi qualche particolare, questa favolosa trasmissione di oggi su Rai 3, condotta da Oliviero Bea, che si intitola Brontolo, dove si parla dei rapporti tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, con particolare focus sul MUOS costruendo anni scemi. Bene, è tutto, carissimi amici, io vi auguro una buona giornata. Mi scappa la diretta di oggi è finita. Ci vediamo stasera alle 21:30 sul canale YouTube per lo speciale di cui ho parlato prima. Un abbraccio, un bacio da Salvo Mandarà e ci sentiamo stasera. Ciao, grazie.